Buongiorno a tutti, buon sabato. Siamo in compagnia oggi di due amici. Uno lo conoscete già perché è già stato mio ospite non una, bensì due volte, Andrea Ansevini, e invece abbiamo per la prima volta con noi Sara Marino. Li abbiamo assieme, poi spiegheremo per quale ragione. Innanzitutto, buongiorno e benvenuti a tutti e due. Buongiorno, grazie Benvenuti per Paolo l'invito. e grazie a chi ci sta guardando. Grazie a voi per essere qui. Dunque, con Sara e con Andrea parleremo dei libri. Io, per quanto riguarda Andrea, non gli chiederò come faccio sempre una presentazione per un semplice motivo, che lui l'ha già fatta in occasione di due precedenti video. Qui vi rimando, lo trovate sul mio canale pubblicati come sempre. Invece a Sara, ecco, visto che è la prima volta che vieni qui, dici un po' qualcosa di te prima di iniziare a parlare dei libri. Ok, perfetto. Allora, come detto, saluto tutti. Io sono Sara Marino, sono di Prato, ho 41 anni, ma questa è la sottigliezza. Io ne ho 47, figurati. È una sottigliezza anche quella. Sì. Andrea, Allora, quanti ne hai? Così abbiamo fatto io 41. la parola. Coetanei Siete siamo. coetanei, ok. Diciamo della stessa età, tutti e due. Sì, Io siamo ok, del sud. sono il più vecchio, ho capito. Vabbè. No, prego, scusa, vai avanti. Allora, No. quindi insomma sono di Prato, vivo a Prato e per ora vabbè mi diletto un po' a fare di tutto di più e come passione ho questa della scrittura che è nata parecchio tempo fa, che però ha visto sto sbocco nella pubblicazione 4-5 anni fa quando mi è stata data questa possibilità dalle Mezzelane Casa Editrice e la passione della scrittura diciamo mi ha sempre circondato perché credo di aver iniziato a scrivere forse dall'età di 13-14 anni delle cose che forse nell'armadio ancora sono lì a penna come post ricordo di ciò che avevo idea di fare. Poi piano piano ha preso vita questa cosa di farlo un po' più, diciamo, appassionatamente, di creare qualcosa di un po' più polposo e allora ci ho tentato. Allora, io sono una lettrice accanita, quindi leggo qualsiasi cosa. Però prediligo i fantasy e anche come scrittrice mi sono buttata più su questo filone, insomma. Sì, infatti, perché poi vedremo subito quando inizieremo a parlare di questi libri, che in realtà sono due, quindi è una vera e propria saga. Io mi sono Sì. permesso fuori onda di parlare di Twilight in senso buono, nel senso come augurio di avere lo stesso, anzi, anche maggiore successo di quello, perché ci picchia. Grazie, grazie, grazie. Ci sarebbe da esserne non felici, ma più Ma che di contenti. più, Più che infatti. soddisfatti, visto il grande successo che c'è stato. Ecco, cominciamo un pochettino a vedere qualcosina. Adesso dici tu perché a me è venuto, diciamo così, questa, da usare questa, diciamo, da fare questo paragone, che poi diciamo subito che sono due Non storie c'entra niente, sì, diverse, cioè, infatti. c'è un'unica affinità che i protagonisti sono, prego. Vampiri. Ecco. Essenzialmente i protagonisti sono vampiri. Ora ti faccio vedere il primo volume. Non so se si vede, ditemelo. Sì. Oscuro, ti dico la verità, È forse. perché è proprio la copertina che è Ah, scura. Questo ok. Sì, adesso sì, adesso si vede meglio. è il primo volume, Destino di Sangue, che tra l'altro ha avuto una seconda edizione, una nuova copertina molto bellissima, cioè molto bella e molto più colorata. Quindi, per chi insomma sarà curioso di vederla. Andatela a cercare, quindi non vi dico nulla, dovete curiosare. Certo. E questo libro è nato precisamente quasi, credo ormai 10 anni fa, è nato da un sogno in realtà. L'input mi è stato dato così, un sogno un po' particolare che mi è rimasto, perché di là io non li ricordo mai i miei sogni, mi è rimasto questo briciolo di idea nella mente e da lì ho iniziato a scriverlo, anche perché insomma era un periodo un po' particolare insomma, della mia vita, non molto positivo per problemi di salute in famiglia e quindi la scrittura mi ha dato questa, come si può dire, questo distacco dalla realtà che non era bellissima e quindi ho tutte le mie cose positive che in quel momento non c'erano, le ho tutte riversate lì. Io ho dato inizio a questa saga, come tu hai accennato, per ora di questi due libri, che in realtà, alla scritti finiti, sono cinque. Ah. Il sesto è un po' lì in bilico, non lo so, infatti con la casa editrice Le Mezzelane stiamo già lavorando al terzo, che ho già spedito, quindi siamo là. Diciamo che sono stati tutti quanti pubblicati i primi due che sono usciti, voglio dire, sempre con le Mezzelane, giusto? Esatto, sì. Perfetto. Rita ha avuto fiducia in me,
Rita e Maria Grazia, che è lei, il capo editor, mi hanno aiutato molto nel dargli una base più solida, perché io lo ammetto, sono proprio all'inizio di questa avventura, quindi non sapevo quasi niente di cosa vuol dire pubblicare realmente un libro. Certo. Poi un libro fantasy, che insomma ho scoperto avere anche molte caratteristiche particolari da dover schematizzare. E questa saga nasce con l'idea di una città normale, infatti è ambientato a Prato, chi lo leggerà riconoscerà molte case, strade, palazzi, cioè proprio l'ho voluto ambientare in un posto normale, infatti la protagonista all'inizio è una ragazza normale, che è quasi trentenne, che lavora, una casa sua, una vita normale, che un giorno scoprirà, in seguito a una, diciamo, un aiuto di una confraternita, che in realtà lei di normale non ha niente, perché in realtà lei è il cacciatore di questa confraternita ed è colei che dovrebbe, tra virgolette, perché poi ti spiegherò meglio, dare la caccia ai vampiri che popolano non solo questa città, ma poi si capirà anche, insomma, l'intero mondo. Loro vivono intorno a noi, interagendo con noi, accanto a noi, senza che nessuno se ne possa accorgere, perché io ho dato, come mi hanno anche aiutato nella casa editrice, ai miei vampiri un input particolare: non gli danno noia al sole, camminano alla luce del giorno e quindi sono amalgamati, hanno vite un po' particolari, perché logicamente, insomma, l'eternità muta le persone. E quindi questa ragazza scoprirà questo, come si può dire, sommerso della città, un lato oscuro della città, e scoprirà cosa lei in realtà è, perché io ho creato questa protagonista che all'inizio può sembrare che sia la, cioè lei è la protagonista buona della situazione, però lei nasconde anche un lato molto particolare, perché lei non è solo la cacciatrice, ma i vampiri la chiamano la distruttrice, e questo si capirà meglio in un particolare descritto proprio su di lei, perché la mia protagonista nel suo momento di massimo potere ha le ali. Vedi. Ha due ali, di cui lì si capisce la sua bifasica, cioè un'ala è completamente bianca, un'ala è completamente nera. Col tempo lei capirà che queste sue due entità convivono veramente dentro di lei e che tutto il suo potere nasce dal suo sangue, perché insomma il sangue collega tutti i libri, i vampiri, lei, i putativi nemici. E quindi ho dato via questa protagonista, e poi naturalmente c'è sempre anche l'antagonista, che in realtà è un secondo protagonista, perché in realtà poi questa saga è anche una storia d'amore. È una grande storia d'amore contro i pregiudizi, contro razze diverse, perché il cattivo della storia di Destino di Sangue sarà Marcus, un vampiro molto vecchio, molto potente, che la detesta a prescindere, perché lei è colei che deve uccidere. Ma ora non dico più di tanto, perché tra vari avvenimenti e tra vari problemi che nasceranno, i due si dovranno unire per salvare altri vampiri. E lì si inizierà a intuire che tra i due ci potrebbe essere un legame un po' più approfondito, che io ho già dato via. Ora ti faccio vedere anche il secondo libro, che forse si vede un po' meglio. Sì, poco meno, sì, un pochettino, diciamo, sì. Eh sì, perché sono tutti su sfondo nero, perché fa parte della caratteristica della saga, l'oscurità. Dove nel secondo, La freccia del diavolo, loro diventano effettivamente una coppia, e dove io inizio a far entrare in questa saga i personaggi veramente cattivi. Qui si tratterà di un vecchio nemico di Marcus, che cercherà di eliminare Rebecca, e dove la loro relazione farà molti passi avanti, e dove qui, diciamo, ho anche dato il via al fatto che questa congrega, capeggiata da una persona, Coleman, che dice, insomma, dirà a Rebecca tantissime parole fantastiche, in realtà non è proprio questo santo sceso in terra che si crede di essere. Ma diciamo che nei miei libri, come dico sempre, c'è sempre questa strana cosa che il cattivo non è proprio mai cattivo, a parte alcuni, e che i buoni in realtà nascondono sempre qualche piccolo problema di fiducia, in cui poi con chi lo leggerà, insomma, capirà. Il non fidarsi mai, insomma, lascio sempre un po' sulle spine tutti. Meglio. Per dare uno sprint, certo. Insomma, per tenere alta anche l'attenzione.
L'unica curiosità, è già stato deciso il titolo del terzo libro, che non è ancora uscito, ricordiamo. Allora, il o ci avete terzo... pensato, diciamo? Beh, ci ho pensato sicuramente sì. No, pensato sì, anche perché con i titoli sono... è un po' problematica, perché a volte mi vengono subito, appena inizio a scrivere, oh, il titolo, che bello. Alcune volte arrivo alla fine e non c'è il titolo, quindi il libro si chiama solo Il Libro. Ok, vabbè, ci saranno. Comunque, sappiate, e tra l'altro la solita parentesi che io apro quando diciamo incontro nelle mie interviste, nei miei colloqui, la casa editrice cosiddetta Free, l'ho già incontrata diverse volte, però ricordo sempre Le Mezzelane, che non è la mia casa editrice, la mia casa editrice è Onda d'Urto, tra l'altro anche con loro ho parlato in una intervista che abbiamo realizzato, sono comunque tutte case editrici accomunate da un particolare che a me personalmente piace, che io apprezzo sempre, cioè case editrici Free, così dette case editrici che non richiedono contributi ai loro autori per far pubblicare una cosa. Io non mi stanco di ripetere, legittimo, va benissimo, chi lo vuole firmare sto contratto, io posso non essere d'accordo, non sono d'accordo, tutto qui. Però no, ma anch'io, sì, sono della tua idea. Semplicemente questo. Adesso lasciamo 2 minuti di spazio ad Andrea. Andrea, ricordo... Dimmi. Sui libri ne abbiamo già parlato, quindi io vi rimando all'intervista che troverete sul mio canale, però ricordaci brevemente questi 2 libri, poi ripeto, per l'approfondimento sicuramente ci sono queste 2 interviste che invito tutti a guardare. Sono solo sì, io con la casa editrice, con la mia casa editrice, che poi è la stessa di Sara, ho pubblicato Oltre la Porta, che praticamente è stato pubblicato nel 2017 ed è un seguito di un romanzo self uscito nel 2015. Anche però, comunque, chi non ha letto questa seconda parte, comunque ci sono dei rifacimenti che rimandano comunque al primo. E tra un po' uscirà la terza parte, che è una trilogia pure la mia. E ricordaci almeno 2 parole, perché altrimenti poi diciamo solo i titoli. So, 2 parole, dai, dille su questi libri. Comunque racconta le avventure di Michele Rovito 2 anni e mezzo dopo che praticamente si è sposato con l'amore della sua vita, Doriana Marinelli. Purtroppo la vita gli serve sempre, diciamo, cattive sorprese, diciamo, imprevisti, che praticamente la porta non è altro che i problemi che abbiamo oggigiorno tutti noi, e possono essere cose belle o brutte, e sta a noi decidere da che parte andare. So che lui le vive tutto in modo fantasioso, sognatore, diciamo amante del paranormale, tutto in un mondo suo, e solo alla fine si saprà se è vivo, se sta sognando oppure se è addirittura morto, perché all'inizio del libro ci sarà proprio un colpo di scena che dopo ritornerà andando avanti, perché certo, è pieno di flashback pure, ci sono avanti e indietro, bisogna molto prestare attenzione. Finito un capitolo, viene voglia di leggere l'altro perché uno è curioso di sapere quello che succede. E avrà 2 gemelli, Diego e Giorgia, di cui la bambina è una bambina visionaria che vede le cose prima che succedano. E nonostante mette il padre in guardia, lui non sempre ci crede e dopo capita quello che capita. E a quel punto ci sono Andrea Ansevini, che tutti conoscono, che sono io che intervengo ad aiutarlo. E Andrea Ansevini, quello che conoscono tutti, che scrive libri, che fa CD, che è sposato con la moglie Adele, e diciamo c'è molto di me. Breve questo, poi non svelo di più perché lascio spazio a chi lo vuole leggere. No, ma poi, spoiler. Sì, no, ma poi tra l'altro vorrei ricordare che ne abbiamo parlato veramente molto diffusamente, perché abbiamo fatto 2... In breve questo. E poi l'altro invece è una raccolta di 20 racconti uscita adesso proprio adesso il 19 luglio, il giorno prima dell'estate, nata sotto lockdown, che si chiama Vietato Dormire, tra parentesi 20 racconti per restare svegli. È una raccolta appunto di 20 racconti degli oltre 130, 140 che ho pubblicato quella volta, quando diciamo l'ho messi tutti insieme e hanno tirati fuori solo 20, e praticamente il protagonista è Mattia, un bambino diciamo di 9 anni, molto sviluppato intellettivamente, e vuole farsi leggere delle fiabe dal nonno Goffredo la sera prima di addormentarsi. E ogni fiaba, ogni racconto ha una morale. Potrebbero essere racconti sul bullismo, racconti dell'orrore, visto che i bambini piacciono molto, ci sono racconti fantasy sulla violenza sulle donne, sul bullismo, ci sono vari generi, e ognuno... diciamo lo introdurrà nel mondo degli adulti e gli farà capire quello che veramente vuole dire la vita, e poi lì alla fine si saprà tutto quanto quello che il bambino sta passando in quel momento, e poi a sua volta lui stesso inizia a scrivere anche lui alcuni racconti insieme a quelli del nonno, quindi sarà un po' raccontati da lui, un po' dal bambino. Io prendo spunto da 2 cose che avete detto, una ciascuna. Allora, la prima mi è piaciuta molto l'osservazione sul fatto che leggere un libro è comunque un momento di distacco dalla realtà importante, non perché uno deve fuggire dalla realtà, perché ogni tanto fa pure bene anche a livello di distacco. Quindi quando si dice perché leggere, ecco, questo è uno
dei tanti motivi per i quali bisognerebbe leggere libri. E poi l'altra battuta riguarda un problema che viene considerato tipicamente italiano, cioè il fatto che si legge poco, perché dicono che le persone oramai hanno disaffezione, sono le classiche battute, si legge poco, si scrive tanto, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, le sappiamo già tutte queste cose, però ecco, per esempio, perché non leggere dei racconti? Perché può essere un modo, perché magari a volte le persone sono anche spaventate dei libri troppo grossi. Parlo contro il mio interesse, io scrivo romanzi, quindi, però in ogni caso, ecco, anche i miei non sono corti. No, ma non ti preoccupare, infatti parlo contro il mio interesse, però ecco, pensate che magari leggere un racconto... 350 pagine. Però, complimenti. può essere un modo di... il mio primo addirittura ne contava quasi 500, quindi ti lascio immaginare. Però... Il mio pure primo uguale, non era da meno, poco più del 400, infatti, ne fai 424... Infatti. Il primo che ha fatto la prima parte. Se spaventa una lettura troppo lunga, provate a cominciare dai racconti, perché i racconti sono più brevi, quindi magari può essere un allenamento in progress per ricominciare ad apprezzare il piacere della lettura. Poi io dico sempre, leggete quello che vi pare, ognuno di noi c'è i suoi gusti, a chi piace la fantascienza, a chi piace il romanzo storico, a chi piace il romanzo d'amore. Quello che le poesie, naturalmente, ci mancherebbe altro, io ho ospitato anche tantissimi poeti, poetesse, però ecco, trovate quello che vi piace, perché sono convinto che qualcosa che ti prende ci sia. Cioè, sì, anch'io sono convinta, sì. Poi, ovvio, come diceva Einstein, con la frase che ho pubblicato anche da poco sui social, che è fantastica, mitica, dice se un pesce deve apprezzare la propria capacità dalla sua abilità nella scalare gli alberi, nella scalare la montagna o nell'arrampicarsi sugli alberi, tutta la vita penserà di essere un fallito. Ecco, probabilmente se una persona viene costretta tutta la vita a leggere libri di generi o di argomenti che non gliene frega niente, probabilmente odierà la lettura. Ah, vabbè, sì, non leggerà mai più. Esatto. Infatti, guarda, uno degli aspetti più importanti sarebbe proprio l'educazione alla lettura ai tempi della scuola, perché purtroppo se un ragazzino o una ragazzina la costringe a leggere cose che probabilmente... Ho dei brutti ricordi sugli obblighi di lettura della scuola. Perché sono letture appunto fatte per forza, non per scelta. E quindi ovviamente poi figurati quando sei ragazzino. Appunto, ragazzino, non è che ti interessa anche più di tanto. Io ho iniziato a leggere, tra l'altro, quando ho iniziato proprio a imparare a leggere, perché la domenica io andavo a casa dei miei nonni e il mio nonno era un lettore accanito, aveva una libreria immensa. E io lo vedevo una domenica, l'altra domenica, quella dopo, che lui dopo pranzo si metteva in sala col suo libro e stava lì a leggere. Incuriosita da questo, alla fine anche io ne ho preso uno a casaccio e ho iniziato a leggerli. Io alla fine ho letto tutta la libreria del mio nonno. Che non è poco, non so. E con quei libri, non so se vi ricordate, quelli che erano tutti marroni, che dentro avevano più storie particolari, erano tutte storie un po' o di guerra o quelle un po' più... Però a me piacevano. Poi da lì, logicamente, andando avanti, ho scoperto anche il filone che mi piaceva di più. Però mi è rimasto quello di leggere di tutti. Io infatti ho sparsi per casa, credo, 3 o 4 librerie, mensole dappertutto. Io solo in cartaceo li ho contati un po' di tempo fa, ho più di 400 libri, quindi... Sì, che poi evidentemente come me apprezzi di più. Io, per carità, grande rispetto per chi ama il... C'ho anche gli ebook, perché non so dove metterli. No, lo capisco, perché tra i vantaggi dell'ebook c'è proprio quello dello spazio. Però, dell'economizzare gli spazi, per essere esatti, però io continuo comunque a, devo dire, ad apprezzare molto di più il... Ho un po' differenziato, hai visto? Cioè, gli autori che mi piacciono un po' di più o che hanno saghe, cioè a me le saghe piacciono tantissimo, quindi quelli che hanno tanti libri, mi piace averli tutti. Quelli che sì, mi piacciono, però allora li prendo in ebook, li compro in ebook. E quindi differenzio. Io da viaggiatore riconosco una cosa, perché purtroppo sappiamo che quando ci sono gli spazi sono limitati, ovviamente quando ci si sposta l'ebook è vantaggioso, perché non ti occupa spazio, quindi chiaramente, visto che adesso ti fanno storie, quando riusciremo nuovamente a riprendere a viaggiare con regolarità, speriamo presto, tra peso del bagaglio, dimensioni, eccetera, e quindi è chiaro che alla fine, devo dire, questo lo riconosco anch'io, che è più pratico, è indiscutibile, sì. Cioè, però ecco, dovendo scegliere, scelgo sempre il cartaceo. Adesso... diciamo anche, aspetta che dimentico, se no poi di domandarvelo, ricordiamo dove possiamo trovare i vostri libri, la classica la chiama la domanda di servizio.
Ok, allora parto io. Allora, i miei libri si possono trovare in tutti gli store online, sul sito delle Mezzelane Case Editrici, nelle librerie non credo che sia molto disponibile lì fisico, però è ordinabile dappertutto. Ho anche, volendo, una pagina su, se uno vuol sapere le novità, a volte tengo aggiornato dove si trovano, non si trova le uscite, così ho una pagina Facebook mia personale come Sara Marino e poi ho la pagina dedicata alla saga che si chiama appunto Rebecca la distruttrice, quindi si può trovare ogni dove. C'è una domanda, di questi libri c'è solo, già che ne abbiamo parlato, c'è solo il formato cartaceo oppure c'è anche l'ebook? Di c'è anche l'ebook. C'è anche l'ebook. Ok, così abbiamo detto anche questo che è utile. Andrea. A me, vai, contatti gli stessi che ha dato Sara, perché è della stessa casa editrice. In più, vai, io ho la mia pagina Facebook che si chiama con il mio nome e cognome Andrea Ansevini. In più, invece, questo che mi sono prodotto, Vietato Dormire in Self, lo chiede direttamente a me e lo spedisco. E comunque si trova anche su Amazon, scaricabile, che è stato caricato un mesetto e mezzo fa, due circa, comunque in queste store qui. Però comunque chi è che me lo ordina, li spedisco, infatti ogni fine settimana sono sempre a spedire libri. Quindi a chi serve, comunque basta me lo fa sapere tramite la pagina, il profilo, quello che è, e arrivano. Però quell'altro, con la casa editrice, appunto, ripeto, gli stessi contatti che ha dato Sara, intanto sono gli stessi. Stessa domanda anche a te, c'è solo il cartaceo, c'è anche l'ebook di questi libri? Tutte e due, sia cartaceo che ebook. Così abbiamo accontentato tutti i potenziali, diciamo, fruitori dei due formati. Dunque, c'è una ragione per la quale io ho invitato oggi Andrea e Sara assieme, oltre che naturalmente per parlare dei loro libri, in particolare Sara, perché ripeto, era la prima volta che veniva ospite da me, anche perché diciamo siamo colleghi non soltanto come autori, ma anche perché anche loro gestiscono una rubrica letteraria online. Sappiamo che purtroppo, non per la rubrica, ma purtroppo per l'emergenza sanitaria che c'è, ci siamo dovuti un po' tutti quanti industriare con il web, perché purtroppo molto spesso anche organizzare eventi dal vivo è difficoltoso. In una prima fase era proprio impossibile. Sì. Adesso, diciamo, è consentito con tutta una serie di limitazioni, accorgimenti, spazi all'aperto, oppure spazi al chiuso con limitazioni dell'accesso, eccetera, 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 lo sappiamo tutti. E quindi anche voi avete fatto nascere queste rubriche. Io devo dire che queste rubriche online, continuo a dire, spero che un domani affianchino senza sostituire la presentazione fisica, che è sempre un evento per me che bellissimo. È imperdibile, esatto. Sostituibile, ed è bellissimo per l'autore per primo, però ha un vantaggio, ho sempre detto, non c'è la presenza fisica, però c'è il vantaggio che arrivi un po', diciamo, dappertutto. Ecco, raccontatemi un po' di questa vostra esperienza. Io devo dire la verità che sono stato loro ospite già il 28 agosto, se la memoria non mi inganna, comunque era la fine del venerdì di agosto, per essere esatti, esatto. In cui ero presente. Raccontatemi un po' di questa esperienza, così facciamo un breve confronto. E tra l'altro vorrei ricordare che loro non sono i primi colleghi che gestiscono anche rubriche simili. Io ospito tante persone perché credo in queste attività di promozione, anzi credo nella promozione in generale, e quindi ogni iniziativa ben venga, perché veramente ce n'è tanto bisogno, secondo me. Vero, vero. Spiego io, spieghi te? Vai Andrea, vai tu. Ok, cioè tutto è nato per gioco quando volevamo presentare un libro insieme, lei, tanto essendo la stessa casa editrice, io i miei libri e lei i suoi, ci siamo detti di provare una presentazione insieme, e nel frattempo che parlavamo di queste cose ci siamo detti perché non parlare anche di libri per gli altri, organizziamo un salotto, ci siamo detti questa cosa qui, come organizzarlo, ci siamo, diciamo, messi in moto, è piaciuta a entrambi l'idea. Abbiamo iniziato a creare dei video in cui parlavamo se qualcuno volesse essere presente da contattarci, abbiamo detto come fare tutto quanto, e giornalmente postavamo questi video in cui, diciamo, tra virgolette, attiravamo l'attenzione di scrittori e scrittrici. E l'idea nata per gioco è molto riuscita. Abbiamo avuto molte richieste e siamo presi fino alla fine di ottobre. Poi sospenderemo e poi riprendiamo uno nuovo con una versione, diciamo, una seconda edizione rifatta, con l'aggiunta di alcune novità che poi sveleremo andando avanti. E nel mentre, sì, si sono aggiunte molte persone, abbiamo fatto interviste, è stata una bella soddisfazione, ancora ce ne sta regalando tante. E poi, adesso un attimo lascio la parola a Sara pure per fargli dire altro a lei, se no dico tutto io. Certo. Ecco. No, ma come ha detto Andrea, poi insomma, questa cosa c'è nata perché la prima puntata abbiamo giustamente parlato e visto dei nostri libri, però poi c'è venuta proprio questa idea, come dicevi tu, dato anche il periodo terribile che era, perché insomma...
nessuno di noi era pienamente molto felice di come poter interagire con gli altri, di dar possibilità anche agli altri autori di potersi far vedere, mostrare i loro libri, provare a vendere anche di più, perché logicamente più uno si fa vedere, specialmente come hai detto su internet, più uno ha la possibilità di incuriosire qualcuno. Io poi sono dell'idea che siamo tutti sulla solita barca, quindi se c'è la possibilità di aiutarci, perché no? E come ha detto Andrea, abbiamo avuto anche una risposta molto positiva, perché non solo la gente ci ha iniziato a seguire, ci continua a seguire, perché comunque i video anche andati in onda come il tuo un po' di tempo fa aumentano sempre le visualizzazioni, noi li teniamo sott'occhio, quindi li vediamo che comunque la gente li vede. E quindi a me è piaciuta molto questa idea di poter aiutare anche gli altri, di anche poi ho scoperto, cioè io ho scoperto dei libri bellissimi mentre intervistavo, cioè ho una lista di acquisti e cresce sempre di più, quindi è una cosa fantastica. Perché purtroppo, ecco, il problema dei libri, io l'ho sempre detto in tante occasioni, il problema dei libri degli autori cosiddetti emergenti, esordienti, diciamo non famosi o comunque non sotto le luci dei riflettori, anche quelli, devo dire la verità, non pensiamo che in Italia si vendano tantissimi libri in generale, perché già è un buon risultato vendere in molti casi qualche migliaio di copie, cioè poi certo ci sono, per carità, anche autori hanno risultati molto molto importanti, però lì parliamo di una platea veramente molto molto ristretta, la minoranza, diciamo così, perché la situazione è questa, gente da fare. Anche perché mi permetto anche di fare un'osservazione, non necessariamente la visibilità ti regala vendite, cioè, non è che se io vedo in televisione il libro, però, sai, l'autore, autrice famosissimo, famosissima, poi lo compro, non è mica detto, Cioè, anche perché i gusti sono diversi, le esigenze sono diverse e via dicendo. Però comunque sia, è vero che molto spesso nel caso degli autori cosiddetti esordienti emergenti, la difficoltà maggiore risiede proprio nel fatto che tu quell'autore difficilmente lo conosci, perché in tanti libri pubblicati, in tanti autori pubblicati o anche self-publishing naturalmente, è chiaro che ti perdi, è normale. Quindi anch'io devo dire che confermo, avendo avuto l'esperienza analoga alla vostra, che anch'io ho scoperto tanti libri e tanti autori e autrici che sicuramente non avessi fatto questo non avessi creato questo salotto non avrei mai conosciuto, perché per me erano proprio delle persone che magari vivono lontane da me o che semplicemente non avrei avuto occasione di conoscere per un fatto oggettivo, chiaro. Sì. Quindi devo dire, questo mi ha fatto sicuramente piacere. Poi è importante, io in questo credo molto, anche fare proprio rete, ecco, vedi, il colloquio, il dialogo. Io sono contrario, infatti mi sono beccato, devo dire, qualche critica in casa mia, a chi cerca, diciamo, di rimanere all'interno di un ambito ristretto. Ho rispetto per chi fa questa scelta, però mi permetto di non condividerla. Cioè, è inutile, se io vivo nella città X, è inutile che io faccia rete con gli autori della città X e basta. Ho paura che non si... Sì. Questa è la mia opinione, poi ripeto, ognuno fa quello che gli pare. Io penso... mondo è ampio, insomma. Sì. Bisogna aprirsi, secondo me, al mondo, e forse io lo dico ancora a maggior ragione vivendo in un'isola, che non so, è una condizione anche un po' particolare da tutti i punti di vista, perché il mondo è globalizzato, però penso che, ripeto, chiudersi nel proprio orticello non la giudico mai una scelta che ti porta lontano, poi questa è la mia opinione. Ognuno fa quello che vuole, ripeto. Quello sì, però più gente incontri, più si aprono anche le tue vedute, scopri cose nuove, scopri di tutto veramente. Quindi no, sono perfettamente d'accordo. D'accordo, assolutamente sì, anche perché ti confronti con... Io infatti ci ho tenuto sempre molto a differenziare anche, oltre che nei generi, perché io veramente ho avuto autori dalle poesie, racconti, romanzi di tutti i generi possibili, anche autori soprattutto che veramente con i quali ho parlato da ogni parte d'Italia, dal nord al centro al sud, isole comprese, in questo caso aggiungiamo, proprio perché comunque è una... cioè ti aprono tante realtà che magari non conoscevi e che comunque portano sempre un arricchimento, assolutamente, di questo ne sono pienamente, pienamente convinto. Ecco, ricordiamo piuttosto, se qualcuno vuole vedere anche le vostre interviste, dove le può vedere? Esiste un canale, esiste un... Abbiamo sul nostro canale YouTube, sia nel mio canale YouTube che anche in quello di Sara, che tanto l'abbiamo entrambi e le carichiamo sempre, oppure anche dai nostri profili, diciamo, della diretta proprio, quello che è rimasta alla registrazione.
perché dopo noi la registrazione la scarichiamo e la carichiamo anche su YouTube, così rimane salvata anche lì, perché da Facebook man mano che uno posta le cose vanno a finire in fondo, invece da YouTube lo trovi subito. Certo, assolutamente. Creiamo proprio il numero delle parti con la data, così uno si fa subito quando c'è stato. E se volessero, se non ricorda la data, va a cercarla e la vedi. Se contattare come per realizzare un'intervista, come deve fare? Diciamo anche questo. Tramite i nostri profili Facebook, ci manda un messaggio, ci dice magari abbiamo visto il video, faccio riferimento al tuo, il video che avete fatto intervista con Paolo Di Gotti, ci piacerebbe intervistarci, sì. E dopo noi diamo tutte le informazioni. Però lo possiamo dire anche adesso, se vogliamo dire quello che serve, non so, se sei d'accordo Sara lo diciamo già. Ah, voglia, sì sì, vai vai. Ok, no, basta che chi è che ci contatta, dopo noi chiediamo comunque a chiunque di mandarci una sinossi del libro che vuole presentare, una biografia e diciamo una sua fotografia e soprattutto anche la copertina del libro di cui vuole parlare. Certo. Noi ce le leggiamo, ci prepariamo una scaletta qualche giorno prima e dopo facciamo le domande alle persone, diciamo, che verranno da noi, tra virgolette, intervistate. Sì, perché insomma... Dico intervistate perché sì, tanto... Sì, perché siamo un po' a braccio, poi come va la no, ma io sono... Io infatti ho sempre chiamato queste mie, diciamo, io più che interviste ho sempre, anche il nome del video, se uno va sul mio canale vedrà sempre... Quattro chiacchiere. No, proprio perché io la vedo più come una chiacchierata che un'intervista, anche perché non sono né un giornalista né un professionista, che per non me è... A me. Un hobby. Ah, ecco, poi ricordiamolo anche... Visto che sinceramente forse ve lo sarete sentito a fare anche voi questa domanda, queste interviste non chiediamo soldi. Ecco. Assolutamente no. Diciamolo perché mi è stata posta varie volte. Ma sì, anche a me. Pagamento? No. Così. È stata posta la domanda spesso. Ho tagliato la testa al toro. No, l'unica cosa che chiedo, questo sì, ma vabbè, non è che anche quella non costa niente per la cronaca, è l'iscrizione al canale, ma basta che clicchi su iscriviti e hai finito. Cioè, anche lì non è che devi fare niente di che, insomma, da quel punto di vista iscrizione non vuol dire pagare in questo caso. No, ma scherzi. Infatti, noi poi non chiediamo niente, chiediamo solo alla fine proprio di condividere il video che realizziamo per far riconoscere di più la persona stessa. Non tanto per noi, che tanto noi ci mettiamo l'impegno, più che altro per l'autore e autrice a farsi dare visibilità. Diciamo sempre, più condividete, più vi fate vedere, più ne va per voi. Sperando anche che poi io faccio sempre l'esempio della pesca, uno butta l'amo sperando che il pesce abbocca, in questo caso i libri. Uno si dà da fare e pubblica il video sperando che poi i lettori arrivino. Ma poi la condivisione è importante anche nel tempo, cioè non è che uno faccia il video, ecco oggi che adesso oggi ne abbiamo 12 settembre, non è, lo condividi oggi e poi arrivederci. No, grazie. No, noi a rotazione li... Esatto. Noi ogni tanto li mettiamo tutti. Fuori, esatto. Devi riproporli, perché il senso della promozione sta anche in quello, cioè ne abbiamo parlato anche in diverse interviste che ho realizzato, anche proprio con professionisti del settore dell'editoria, che quindi ne capiscono di gran lunga più di me di queste cose. Anche qui non mi stanco mai di ripetere, la promozione è parte integrante e fondamentale dell'attività dell'autore, perché se tu scrivi, pubblichi e poi non fai promozione, ragazzi, non si va da nessuna parte. Anche la nostra editrice infatti lo dice sempre, postate le cose, spammate dovunque, mettete gli hashtag, più lo fate più ne va per voi proprio. Infatti noi quotidianamente ogni 2-3 giorni siamo sempre a pubblicare su varie pagine, link... Hashtag stalkerizziamo il web, stalkerizziamo il web. Sì, sì. Ah, vabbè, ci vuole costanza, tutto qua. Cioè, la costanza. Ah, io lo faccio, cioè lo stalkerizzo abbastanza, però logicamente, cioè, proprio sinceramente, cioè, ok, uno poi pensa sempre di aver scritto il capolavoro del secolo, ma a me chi mi conosce, insomma, se non mi presento, se non mi faccio conoscere, come fanno ad arrivare al mio libro, come dicevi anche tu prima? Certo. Bisogna farsi vedere, cioè io vengo da niente, avrei da dire, sai, niente, io vengo da niente, poi si spera di arrivare a un punto, però intanto facciamoci conoscere. Di fare una battuta qualche tempo fa, non ricordo con chi stessi parlando, comunque il discorso è questo, se Ken Follett, Stephen King, John Grisham, per fare Dan Brown, per fare alcuni esempi di autori che, sa, grazie a Dio, ne vendono di libri, ne hanno già venduti e ne venderanno, credo, parecchi, senza fare... Anche negli anni a venire questi venderanno sempre molto. Credo anch'io, però ecco, se questi signori, e anche signore naturalmente, che vendono milioni di copie nel mondo, se ne vanno in giro a fare presentazioni, eventi, credo che lo fanno perché anche loro stessi hanno capito che, come dire, la promozione è una parte importante, quindi se lo fanno loro, a maggior ragione nel nostro piccolo, ma poi anche loro avranno iniziato così, no?
cioè, non è che uno nasce Ken Follett, uno è diventato Ken Follett. Esatto. Ne parlavo ieri anch'io sto marchigiano, una manifestazione qua da me, con una, diciamo, con una scrittrice pure, una giornalista pure. Anche lo stesso Stephen King, prima di avere successo, ha scritto 41 romanzi, quindi ce l'ha messo pure Stephen King. Poi è diventato quello che è diventato, che sappiamo tutti. Quindi pensiamo positivi! Purtroppo come io ci penso sempre in positivo su ogni libro che faccio, nel mio piccolo, anche che vendo tipo una presentazione, 4 copie da una parte, 5 da un'altra, non me ne frega. L'importante è farsi conoscere e andare in giro. Esatto. Tanto alla fine, piano piano, un po' da una parte, un po' da un'altra, tutta la fine porta. E poi, diciamo, c'è visibilità, anche una cosa divertente da fare. Esperienze nuove, conosci gente nuova, esatto. E quando ci sono occasioni è bello sfruttarle. Esatto, è anche una cosa divertente, quindi cioè, non è che voglio dire, non è neanche una qualcosa che uno deve fare in modo, diciamo, di malavoglia, tutt'altro, anzi è una cosa che è molto divertente e ti permette veramente di scoprire tante cose, di conoscere tante persone, quindi è anche piacevole, voglio dire, meglio. Si fa tutto, viene per caso. Fate anche con Sara, uguale, un'amicizia che è nata per caso quasi un anno fa a Milano, ci siamo rimasti sempre in contatto, ci scambiamo i like, varie cose, è venuta fuori questa bella amicizia, adesso che si è creata con questo salotto che abbiamo fatto virtualmente e ci sta dando, appunto, come abbiamo detto, molte soddisfazioni. Benissimo. Infatti. Io tra l'altro approfitto per dire una cosa, questa è un'anteprima che regalo anche a voi, come io sono amico personale da tempo ormai con una persona che è una grande professionista, non è l'unica, diversa, però con lei in particolare è una persona che è un grande professionista del mercato editoriale, che è Michela Tanfoglia, non è il mio agente letterario, l'ho sempre detto, è una mia amica personale, basta. Però ecco, con lei abbiamo realizzeremo una piccola iniziativa che probabilmente andrà molto a vantaggio di tanti autori e membri di consigli utili, che secondo me fanno sempre bene, proprio dal punto di vista tecnico in questo caso, che dirameremo nel prossimo futuro, che realizzati da lei, perché insisto, la professionista del mondo editoriale è lei, non io, quindi è lei che è in grado di dispensare consigli, io non sarei neanche, io diciamo faccio solo al massimo da tramite, niente di più, perché non sarei certamente in grado di dare un consiglio con la professionalità e la competenza che può offrire un professionista. Ci siamo esperti apposta per quello, e ci aiutano tanto, secondo me. Sì, perché per esempio parlando con lei, anche veramente in amicizia, davanti a un caffè, a un bicchiere di vino o quant'altro, è stata proprio lei che ha contribuito a infrangere molte delle mie sbagliatissime convinzioni sul mercato editoriale, e ne avevo parecchie, quindi assolutamente confermo che ci sono a volte delle cose che bisogna conoscere per il tramite delle persone che hanno una competenza, una professionalità tale da poterti offrire questi consigli e suggerimenti, quindi prossimamente avremo anche questo spazio. Bene. Io Michela l'ho conosciuta l'anno scorso a una presentazione quando ho presentato a Roma, che poi mi ha anche premiato, non so se c'eri pure te l'anno scorso a Roma, che ho conosciuto tanta gente, però noi non so se te c'eri, però non ci siamo conosciuti. L'anno scorso non ero presente, io l'ho conosciuta in un'altra occasione, però comunque da quel momento siamo sempre rimasti in contatto, anche perché lei poi vive a Torino, anche se si sposta poi per lavoro. Sì, infatti io l'ho conosciuta lì a Roma all'Orto Botanico, che diciamo mi ha premiato con la gara tra le righe face to face, quando il mio libro è arrivato secondo. Esatto, lei è anche in contatto con un gruppo Tra le Righe, col quale sono spesso in contatto anche io stesso, tra l'altro. Grazie, se avete un'ultima battuta, io vi regalo l'ultima battuta prima di salutarci. Sara. Allora, la mia ultima battuta è per incuriosire con il terzo libro della saga di Rebecca e Marcus, dove credo che per una parte del libro la gente mi odierà profondamente. Perché lo ammetto, sono stata molto molto cattiva, ma io sono, come mi dice anche sempre Rita e Maria Gazza, mai una gioia, cioè bisogna patire un po' nei miei libri. E butto lì l'amo che insomma arriveranno nuovi personaggi, nuovi vampiri, è una storia molto 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 triste. Andrea. Io sì, ho pure diversi libri, come detto, appunto la terza parte La Porta, ne sto scrivendo alcuni in collaborazione, una tra cui anche con Sara stesso stiamo sviluppando un progetto che poi presto verrà alla luce, e nel frattempo approfitto che adesso qui, diciamo qua a pochi chilometri da noi, c'è Inchiostro Marchigiano, questa manifestazione editoriale è iniziata ieri, e da ieri va avanti fino a domani, che è domenica, quindi se uno vuole leggere dei libri anche della nostra casa editrice, li trovano lì. Ricordiamo dove si svolge, io purtroppo sono lontano, quindi non ci potrò vedere. Io troppo lontano. Provincia di Ancona. Benissimo. E c'è questa manifestazione di 3 giorni che, diciamo, non solo la nostra casa editrice, ma ce ne sono anche altre.
fanno presentazioni, libri, reading, ci sono queste cose qui, laboratori per i bambini, è una cosa molto carina. E passare una giornata fuori. Ho dato ieri all'apertura, mi hanno fatto presentare a me oltre la porta. In considerazione del fatto che parliamo di eventi letterari dal vivo, che purtroppo, diciamo, con tutte le limitazioni che sappiamo, però qualcosina adesso si riesce a fare, per fortuna. Io vorrei ricordare che parlo in questo caso del territorio mio, ad Iglesias, che è una delle città minori, ma non tanto piccola, della Sardegna. Si svolgerà dal 1 al 4 di ottobre prossimo, quindi praticamente tra circa 3 settimane, anche da noi una fiera del libro che si svolge ogni anno. Tra l'altro è giusto ricordare che è una fiera che si deve svolgere nella primavera, è inutile dire che, come tutti gli eventi, è stata rinviata per via del Covid, e adesso dall'1 al 4 ottobre, con tutte le regole di sicurezza di questa terra, comunque si svolgerà questo evento, a cui tra l'altro sarò con piacere parteciperò anche bene. Io. Bene, l'importante è riuscire a farle. Esatto, sono contento perché da poco ce n'è stata anche una, per esempio, anche a San Gavino Monreale, che è un altro centro minore della Sardegna, e forse ce ne sarà anche l'evento del premio letterario a Villa Cidro, un altro centro della Sardegna, a fine settembre. Purtroppo facciamo le dita. Sono tutti eventi che, anzi no, quello di Villa Cidro tutto sommato dovrebbe rispettare in linea di massima il calendario, però tanti altri eventi, penso a Torino, a Francoforte, l'elenco. Ah sì, al Salone del Libro di Torino quest'anno mi è mancato tanto. Purtroppo anche a me, perché l'anno scorso sono andato per la prima volta. Questo sarebbe stato il terzo anno, quindi... No, io ci sarei dovuto essere, purtroppo anche lì è andato. Guarda, io la prima che ho fatto post-Covid, con un'altra ragazza, sempre collega delle Mezzelane, siamo andati a Lucca, qui che è vicino, insomma. Certo. Che è stata la prima, dove insomma c'era anche la casa editrice, le Mezzelane. La prima fiera dopo il lockdown, non c'era questo gran pienone, tutto organizzato, devo dire, perfettamente, visto ingressi, uscite, controlli. È stato strano, cioè è stato bello, è stato strano perché vi eravamo un po' tutti sul chi va là, però è una ripartenza. Sono d'accordo. Adesso, se non ricordo male, parlando proprio della Toscana, ci dovrebbe essere, è confermato, sperando che rimanga così, anche il Pisa Book Festival. Esatto, sì. Che dovrebbe essere, dunque, ricordami, ai primi di novembre lo fanno? Mi pare, sì, vedi proprio le date, proprio mi pare la prima settimana, il primo weekend, insomma, venerdì, sabato e domenica di novembre. Sono andato l'anno scorso, anche quella devo dire è stata una bella esperienza. No, ma in generale queste fiere hanno molto da dire, da regolare, scopri tanti autori, e poi è bello in generale farsi un bel giro. Cioè, qui da noi c'è anche il Lucca Comics, che per ora è putativamente confermato, però... Speriamo che lo rimanga, perché purtroppo, ecco, programmi... Lì è calca, però lì è calca proprio. L'unica possibilità di farlo è o spazi aperti oppure luoghi dove contingenti. Ma lì è relativamente aperto, perché poi sono tutti stand. Il problema è che lì viene gente veramente dal mondo. Quindi o faranno gli ingressi contingentati o solo su prenotazione, però sarebbe un peccato non farlo, perché proprio quella... Con tutti gli accorgimenti possibili sarà possibile. È storia della città proprio. Bellissimo. No, queste manifestazioni sono una delle tante cose che sicuramente ci mancano, ci sono mancate, speriamo che non si manchino ancora per molto. Vero. Grazie Sara, grazie Andrea. Grazie a te. Naturalmente, Paolo. In onda su tutti i nostri canali, e poi a voi il compito di diffonderla, tanto sa, voglio dire. Ne abbiamo volontà, lo manderemo alla grande. Tutto. Ok. Grazie a tutti, buona giornata e buon fine settimana. Ciao. Grazie, ciao. Grazie.